Qualcuno di voi fa la birra in casa artigianale? È venuta bene. Siamo in due. L'acqua non è buona. Allora, quattro ingredienti per fare la birra sono acqua, cereali, orzo o fermento 80% minimo, lievito e allora, prima vi ho detto che qua arriva già a fine lavorato già maltato, perché il primo progetto si parte sempre dal cereale, questo chicco di cereale. La prima fase è quella che si chiama l'intagliatura, quindi sostanzialmente per fare la birra, cioè delle zuccheri, allora quello che devo fare, prendo il mio chicco e ho una prima fase di macerazione e germinazione. Prendo il chicco, lo inserisco in acqua da 2 ore a un paio di giorni, prendo poi dal chicco, e do l'illusione al chicco di crescere, di creare una piantina. Questo perché in questo modo trasformo gli anelli in zuccheri, che poi è l'inizio del mio processo, inseminandoli, che è l'inizio del mio processo produttivo. Quindi ho una prima fase di macerazione e germinazione che poi viene bloccata con la fase di esticcazione, per cui vario la temperatura e blocco il processo di germinazione. Questo è un processo a cui bisogna stare attenti perché se blocco troppo presto la germinazione, il rischio è che non ci siano abbastanza amidi e poi per tutto il processo produttivo successivo. Se lo blocco troppo tardi si deve avere troppo scarto, e quindi già abbiamo avuto nell'acqua, basta avanti. Quindi arriva il nostro chicco maltato e inizia la fase di macinazione. Abbiamo visto fuori i nostri silos, passa tramite il canale e in questo fino e in quello non liquo scende la farina di cereale e dentro c'è, se vedete, dopo quando è passato c'è una grossa pala che gira e sostanzialmente per un'ora a 65-70 gradi continua ad andare avanti acqua e farina. Okay. A questo punto siamo in questa parte qua e una volta passata questa ora si generano le greggie che abbiamo parlato prima. Le greggie vengono scartate tramite appunto di questa filtrazione, okay? Vengono scartate e si porta il nostro mosto dolce, che è l'inizio che troviamo all'inizio della nostra birra, si porta in ebollizione. Quindi anche qua per un'ora porto il nostro dolce in ebollizione. Cosa succede in questa fase di ebollizione? Inserisco i luppoli. Il luppolo è una pianta, sono più di 300 varietà di luppoli al mondo ed è una curiosità. La 10 luppoli si era pensata di chiamarla birra di tutti i continenti perché si voleva usare luppoli da ogni parte del mondo, ma poi si è aggiunto un accordo commerciale con il Nafta. E quindi anche la capire tutto il mondo. Però il luppolo è una pianta globale. Pianta che è stata introdotta per la produzione di birra relativamente, non dico recentemente, no, nel XII secolo, da una monaca benedettina che ha scoperto le proprietà del luppolo, che è appunto una pianta di olio, quindi un maschio e una femmina. Si usa la femmina perché ha degli oli aromatici che danno appunto l'aroma e il contenuto appunto di quella città. Ovviamente nel momento in cui inserisco il luppolo all'interno del mio processo, tengo, se lo metto all'inizio della cottura perdo tutta la parte aromatica, se lo metto invece alla fine rimane. Quindi inserisco le mie tre tipologie di luppoli, che tra le varie modalità industriali si usano in pellet, non si usa fiore ma si usa pellet, vedete qua, un'ora e poi viene messo in questo chiarificatore Whirlpool, che sostanzialmente va a filtrare ulteriormente, crea una palla di scarto ulteriore insieme a trap, che anch'essa viene scartata insieme alle trebbie, e perché una è molto amara, due perché andrebbe a impedire la lievitazione, cioè, si raffredda e poi entra il vero protagonista, se vogliamo, della birra, perché fino a qua la birra non può. Avviene il cambio durante la fase di fermentazione. Viene aggiunto il lievito. Il lievito è, se vogliamo, un po' il vero marchio birraio, perché
è quello che permette di convertire gli zuccheri in alcol etilico CO2. Il lievito sono cose amate con frutta cardiologica, quello per fare tutte le birre a bassa fermentazione, le lager, invece le birre ad alta fermentazione sono le birre a bassa fermentazione. Immaginate che si parte da una provetta di lievito e in una prima fase ossidativa, quindi a contatto con l'aria, questa provetta arriva fino a 5.000 kg di peso. Nella fase di fermentazione arriva fino invece a 15.000 kg, che è l'effettivo quantità che serve per fare un altro lievito. Quindi questo è ed è in questa fase appunto che il lievito permette agli zuccheri di trasformarsi in acqua. Poi viene portata a maturare, questa cosa che abbiamo visto fuori, ciclo di pastorizzazione, imbottigliamento, e quindi questo è un po' il percorso completo che fa. Ci sono domande particolari su qualche elemento? Poi se avete domande curiositarie con il mondo dopo sulla slab vi racconto un po' di cose anche lì. Lascio.